Salve e benvenuti allo speciale di approfondimento di Cusano News 7. Il nuovo governo si è presentato, si è messo subito all'opera e in questa opera gran parte dei nuovi provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri riguardano la giustizia. È stata procrastinata l'attuazione della riforma Cartabia, sono state attivate nuove norme anti-rave, almeno questo è il nome con cui sono state presentate, e per parlare di tutto quanto questo abbiamo un ospite d'eccezione, è qui con noi Luigi De Magistris, portavoce nazionale di Unione Popolare. De Magistris, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, abbiamo visto una strana convergenza fra le sue posizioni e quelle di un governo di centrodestra che chiaramente da un punto di vista politico non le è affine, ma che sulla riforma Cartabia in qualche modo ha seguito una strada che lei stesso aveva indicato. È d'accordo quindi con questo rimando che ha procrastinato fino a fine anno l'attuazione della riforma? Guardi, poi entreremo nel merito, immagino, di questo decreto legge. Allora, la riforma Cartabia a me non piace. Quindi la sospensione di per sé potrebbe essere accolta come una notizia positiva. Del resto anche l'Associazione Nazionale Magistrati si è espressa in tal senso. Però bisogna capire qual è la volontà del governo. Se la volontà del governo è rivedere alcuni aspetti negativi di questa riforma e quindi migliorarla, e allora sarebbe una buona notizia questa sospensione. Se la sospensione invece è solo un mero rinvio tecnico per adeguare alcuni adempimenti di natura amministrativa, oppure addirittura ci sta l'intento di peggiorarla, come avevo visto nel dibattito parlamentare, alcune componenti di questa maggioranza volevano addirittura riformarla in maniera ancora più peggiorativa, allora questa sospensione è una apparentemente, come dire, una buona notizia. Quindi staremo a vedere, mi auguro che si apra un dibattito su quale magistratura vogliamo e quale giustizia vogliamo nel nostro paese. E allora, per sapere quale magistratura vogliamo, o almeno quale magistratura vuole l'ex magistrato De Magistris, scusi il bisticcio di parole, e approfondiremo poi dopo con alcune domande. Io adesso però farei sentire le parole con cui Giorgia Meloni ha presentato questo provvedimento. Nel decreto è inserita anche un'altra norma che riguarda il tema della giustizia e che riguarda nello specifico la riforma Cartabia. Il prossimo 2 novembre, quindi dopodomani, sarebbe entrata in vigore la riforma Cartabia per la parte che riguarda il processo penale, però nei giorni scorsi il nostro Ministro della Giustizia è stato raggiunto da una lettera a firma di tutti i procuratori generali d'Italia che segnalavano come le disposizioni previste nella norma del ministro Cartabia, in assenza degli strumenti per poter, diciamo, adempiere le previsioni della norma, rischiava sostanzialmente di creare problemi significativi al nostro ordinamento. Cioè la norma prevede molti adempimenti, ma i nostri uffici giudiziari, diciamo, non sono pronti, ecco, ad adempiere a quelle previsioni di norma, e questo in buona sostanza rischiava di produrre una paralisi del nostro sistema giudiziario. Lì ci sono, voglio dire, degli esempi che si possono fare, perché ad esempio nella norma è previsto che il pubblico ministero debba comunicare alla Procura Generale tutti i procedimenti penali pendenti, però il sistema anche a questo fine non è stato finora informatizzato, e dico di più, la norma prevede che una serie di reati fino ad ora procedibili d'ufficio diventano procedibili su querela di parte, ma non esiste uno strumento che dica qual è il tipo di interpello che si deve fare alle vittime di quei reati per segnalare che eventualmente devono denunciare, devono fare una querela. E chiaramente nelle more dell'applicazione
di questa norma, si rischiava anche che una serie di detenuti per alcuni reati, insomma, anche di una certa gravità, uscissero dal carcere. Quindi noi rischiavamo sia quello che ci segnalano i procuratori generali e quindi, diciamo, molte difficoltà sul piano del funzionamento del nostro sistema di giustizia, e sia di dare un segnale diametralmente opposto a quello che questo governo vuole dare, e cioè che in Italia non c'è certezza, diciamo, del diritto, e che persone che sono così, insomma, sotto processo per aver commesso dei reati escano anticipatamente. E allora, ascoltando le parole di Giorgia Meloni, nella prima parte della sua dichiarazione sembra dire semplicemente è un problema tecnico, gli uffici non sono preparati ad affrontare tutte le problematiche connesse alla riforma. Nella seconda parte però, a leggere un po' fra le righe, c'è anche un qualche accenno a una volontà di mettere mano alla riforma Cartabia e modificarla. Ecco, lei ritiene che sia più la prima o la seconda? Guardi, io le dico quello che penso che sarebbe utile al nostro paese, visto che questo è un governo che si è insediato, probabilmente avrà delle idee chiare, lo staremo a vedere. Il nostro paese in materia penale ha bisogno di processi più rapidi e più giusti, ha bisogno di maggiore parità tra accusa e difesa, ha bisogno della certezza del diritto e della pena, ha bisogno, come dice la Costituzione, che in galera si va tendenzialmente quando si ha una condanna definitiva, perché prima della condanna definitiva c'è la presunzione di innocenza, quindi una riduzione dell'uso della custodia cautelare. Oggi abbiamo moltissima gente in carcere in custodia cautelare e tanta gente a piede libero che è stata condannata in via definitiva, quindi questa è proprio un'assurdità. Poi mi auguro però, siccome conosco il pensiero che è presente in componenti significative di questa maggioranza, mi auguro che non ci sia la volontà di ridimensionare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, avvicinare il pubblico ministero nell'orbita del potere esecutivo, ridurre quindi il principio di uguaglianza dei cittadini fronte alla legge e colpire con delle forme che poi metteranno in campo, le abbiamo già viste con la riforma Camastella e con la riforma Cartabia, cioè di andare a ridimensionare, mettere sotto tutela, sotto controllo quei magistrati che fanno indagini sgradite al potere. Siccome in Italia la corruzione e le mafie sono molto forti, molto più di quello che si può pensare, noi abbiamo bisogno di una magistratura autorevole, autonoma, indipendente, ci vuole una migliore riforma del CSM, le vicende come quella di Palamara devono essere assolutamente affrontate con maggiore incisività, insomma staremo a vedere. Aggiungo due elementi rapidissimi. Uno, non si parla spesso di giustizia civile e giustizia amministrativa, ma costa troppo andare davanti a un giudice civile e amministrativo, sta diventando una giustizia, chiamiamola, di classe. Cioè chi è ricco si può permettere di, se ha un'ingiustizia presunta, di andare davanti a un giudice civile, un povero, anche uno appartenente al ceto medio, deve pagare un sacco di soldi per aver riparato una propria ingiustizia. E invece apprezzo il fatto che il ministro della giustizia Nordio, tra le prime sue dichiarazioni, abbia detto che vuole affrontare, speriamo che non siano le solite parole, ma finalmente fatti, il tema dello stato in cui si trova il sistema carcerario del nostro paese, che in molti luoghi non è degno di un paese civile. Ecco, del sistema carcerario poi parleremo, ma il primo punto che lei ha elencato, la prima necessità per la giustizia italiana è quella della riduzione della durata dei processi, che spesso sono lunghissimi e portano anche spesso a un non luogo a procedere proprio per questo. Ma la riforma Cartabia, o quantomeno, è stata presentata proprio così, cioè proprio come un modo per ridurre almeno del 25% la durata dei processi. Questo in realtà non è vero, andando a leggere le norme? Guardi, anche da quello che ha detto prima la Presidente Meloni e dalle lettere dei procuratori generali emerge una situazione quantomeno confusa. La riforma Cartabia ha degli elementi positivi, per esempio per la prima volta si affronta il tema delle cosiddette porte girevoli,
cioè non si può passare dalla magistratura alla politica e dalla politica alla magistratura come se nulla fosse. Però sui tempi della giustizia, devo essere sincero, finora gli effetti non se ne vedono per nulla, anche con riferimento a quelle norme entrate in parte in vigore. I processi durano sempre di più, sia quelli penali, quelli civili, quelli amministrativi. Ci troviamo di fronte adesso, lo diceva un po' anche lei, che il processo è diventato una pena. Chi magari è colpevole beneficia della prescrizione e del decorso del tempo. Chi è innocente o è vittima di un reato ha difficoltà a vedere giustizia. E poi quello che non mi piace della riforma Cartabia, che va in prosecuzione con la riforma Mastella del 2007, è quello di delineare un magistrato molto conformista, molto burocrate, molto attento al formalismo, alle statistiche, alla carta a posto, per capirci, e non si ragiona invece sul fatto che la magistratura è un lavoro particolare. Cioè, una cosa è trattare 100 decreti penali, cioè 100 procedimenti per fatti, chiamiamoli bagatellari, di scarso rilievo penale, e una cosa è fare l'indagine, che ne so, sulla trattativa Stato-mafia. Non si può trattare allo stesso modo, e con quel tipo di riforma viene un po' più privilegiato il magistrato anche accomodante, quello che magari non vuole avere problemi, quello che è preoccupato della clava del procedimento disciplinare. Anche gli stessi controlli di professionalità sono molto di impronta burocratica, più che veramente fondata sull'efficacia e l'efficienza del sistema giustizia. Quindi, insomma, c'è qualche luce, ma io per ora vedo più ombre rispetto alle luci. Oh, uno dei problemi però che è stato sollevato da chi è invece favorevole alla riforma e avrebbe voluto che fosse applicata oggi, come era inizialmente previsto, c'è anche la questione PNRR, cioè si dice l'Europa vuole che questa riforma venga fatta e anzi, se questa riforma non verrà fatta entro fine anno, motivo per cui poi il rimando è stato procrastinato solo di 2 mesi, cioè al 30 dicembre e non per un periodo più lungo. Senza questa riforma non arriveranno questi soldi che sono indispensabili per il rilancio del nostro paese. Ecco, lei non ha questo timore con questo ritardo e con questa possibilità che ora si apre di rimettere mano alle norme? Ma il governo ha chiarito che la sospensione è fino al 30 dicembre, quindi la scadenza al 31 dicembre per il PNRR non metterà appunto in discussione quei fondi. Quindi credo che l'Italia non si può permettere in alcun modo il rischio di perdere delle risorse che sono destinate al comparto giustizia. Sappiamo che il comparto giustizia soffre tra le varie cose di carenza di personale, ma anche di carenza di risorse economiche in un bilancio ordinario dello Stato. Quindi io sono sicuro che da questo punto di vista le istituzioni, quindi non solo il governo, ma anche il Parlamento, quindi maggioranza e opposizione, faranno di tutto perché non si perdano queste risorse. La stessa magistratura opererà in questa direzione. Un altro tema che viene sottolineato da chi è favorevole all'applicazione della riforma è quello anche dell'implementazione dei processi telematici, che a loro dire snellirebbe moltissimo il lavoro della magistratura, snellirebbe i processi e permetterebbe anche di ottenere i tempi più brevi. Questa è una delle luci di cui parlava prima, oppure anche questa è un po' un'ombra? Ma distinguiamo tra procedimenti penali, civili e amministrativi. Nei procedimenti civili e amministrativi, cosa che già in parte sta avvenendo, un maggiore rafforzamento di tutto ciò che è telematico, informatico e digitale nel mondo adesso dello smart working, chiamiamolo così, non può che essere utile perché spesso è un processo che si dice documentale, cioè meno orale ma più sulle carte, sugli scritti che producono le parti e ovviamente gli avvocati e le parti processuali che si confrontano. Per il penale c'è un principio che si chiama di oralità, cioè nel penale io non vedo come si possa fare un interrogatorio attraverso uno schermo di un computer o anche un processo penale utilizzando molto la videoregistrazione in sostituzione del dibattimento, perché nel processo penale è fondamentale anche, oltre che le parole, proprio l'aula,
gli sguardi, i silenzi, i momenti in cui si parla, cioè c'è un libero convincimento del giudice che poi dovrà decidere sulla vita delle persone, che è molto fondato anche su ciò che si vede. Quindi sul dibattimento, sul penale, io penso che la digitalizzazione è sempre utile, perché tutto ciò che produce informatizzazione e progresso è positivo, però attenzione a non pensare che il processo diventa un bancomat o diventa un algoritmo, perché non è così. Oh, altro punto, si parlava prima, un punto che immagino le stia molto a cuore, lei parlava prima del sovraffollamento delle carceri. Nella riforma è indicato anche la possibilità di pene sostitutive per chi deve scontare le pene brevi. Questa probabilmente è, visto che parlavamo di luce e ombre, questa è una delle luci. Ma allora, distinguiamo, io sono contro al panpenalismo, cioè la pena, la sanzione penale è un'estrema razio. Quindi noi dobbiamo evitare che su ogni fatto illecito ci sia una sanzione penale. Certe volte possono essere più efficaci sanzioni amministrative, sanzioni pecuniarie, quindi tutto ciò che riduce la bulimia penalistica è un fatto positivo. Positivo che ci sia un rafforzamento del principio della rieducazione della pena, articolo 27, terzo comma della Costituzione, cioè la pena non è solo una sanzione per chi ha sbagliato, non ha solo una funzione special preventiva e general preventiva, cioè fare in modo che si eviti che la persona o altri commettano reati, ma anche la funzione di recuperare delle persone che hanno sbagliato nella vita. Quindi io sono molto favorevole ai lavori col tempo, ovviamente con le verifiche che fa la magistratura di sorveglianza, che persone che stanno in carcere possono piano piano recuperare una vita civile, lavori socialmente utili. Ho fatto anche come sindaco, facevo un protocollo con gli istituti penitenziari, quindi tutto ciò che può recuperare persone che hanno sbagliato è assolutamente positivo, così come credo che sia positivo un dibattito senza tifoserie sul fine pena mai, chiamiamolo così, ergastolo ostativo. Però in questo momento, a mio avviso, in cui c'è una forte sottovalutazione del fenomeno mafioso nel nostro paese, escludere da determinati benefici chi ha commesso reati particolarmente allarmanti per la società, mafia e tutto ciò che è connesso alle associazioni mafiose, credo che sia un segnale positivo. Interveniamo poi sulle carceri, perché le carceri, sia per chi è detenuto, sia per chi ci lavora, non sempre, ma in molte parti del nostro paese, sono luoghi veramente che non hanno nulla a che vedere con l'umanità, con la dignità, con la funzione rieducativa della pena e tutte le cose di cui sono pieni libri di dottrina, e tanti sono gli archivi di sentenze della magistratura, ma poi nella realtà si fanno tante parole, ma di edilizia carceraria e di interventi forti non se ne fanno ormai da tantissimo tempo. Oh, e mentre si parla di pene sostitutive, il governo ha invece approvato altri provvedimenti, i famosi provvedimenti anti-rave, che prevedono in quel caso delle pene anche piuttosto pesanti, fino a 6 anni. Di questo però parlerei subito dopo lo stacco pubblicitario, solo pochi istanti, e poi ritorneremo con Luigi De Magistris.